Oggi testeremo se è possibile pesare i booster cartonati di evoluzione a Paldea e quindi capire in quali trovare le carte più rare. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Kane Universe. Come abbiamo fatto con il set base di Scarlatto e Violetto, oggi testeremo se è possibile pesare le bustine cartonate di evoluzione a Paldea. Se vi siete persi il test sul set precedente, vi lascio il commento nel box qui sotto. Ho acquistato 20 bustine cartonate, in realtà volevo prenderne un po' di più, ma sono andate subito a ruba e alla fine ho preso solo quelle che sono riuscito a trovare. Quindi userò come al solito una bilancina di precisione che è già stata tarata, quindi ogni bilancina di precisione va bene, la mia è presa semplicemente da Amazon, l'ho pagata veramente poco. Come vi ho spiegato per il primo video, questo è un test per mettervi in guardia e non per istigarvi a fare i furbi, ma faremo anche qualche considerazione alla fine del video sul perché è importante sapere se un prodotto sia pesabile o meno. Prima di tutto inizierò a pesare tutti i booster, ovviamente vi risparmio tutto il procedimento e andiamo direttamente alle categorie di peso. Questa volta divideremo i booster in quattro categorie di peso. La prima arriva fino a 30 grammi e 69. La seconda da 30 grammi e 70 a 30 grammi e 79, la terza da 30 grammi e 80 a 30 grammi e 89 e la quarta da 30 grammi e 90 in su. Per la prima categoria abbiamo solo un pacchetto, per la seconda ne abbiamo ben 11, per la terza ne troviamo 6 e invece per la quarta, che è la categoria più pesante, ne abbiamo 2. Adesso andiamo quindi ad aprire tutti quanti i booster pack in ordine di peso, quindi dal più leggero al più pesante, e se saranno pesabili troveremo progressivamente carte sempre migliori andando verso le più pesanti. Teoricamente le carte oro o comunque le iper rare o le secret rare pesano di più delle comuni, è in base a questo che possiamo dire se un set sia o più o meno pesabile. Tuttavia non è automatico che un pacchetto con carte più pesanti e quindi rare pesi di più. Ci sono stati infatti set, non solo per quanto riguarda Pokémon, dove sono riusciti a calibrare più o meno il peso delle carte, così da rendere impossibile capirne il contenuto. Ma sappiamo che, sotto questo punto di vista, le carte Pokémon sono estremamente variabili da un set all'altro. Finito quindi questo spiegone, andiamo subito dalla bustina più leggera e vediamo cosa troviamo oggi. Iniziamo dalla bustina più leggera e abbiamo subito un codice TCG, come al solito usatelo se volete, e iniziamo con un Thundermouse, Sprigatito, Magnemite, Knuckly, Arctibax, Giacomo, Heracross, Grusha parallela, Luminous Energy parallela e uno Spiritomb. Quindi, come vi ho detto prima, se questo trick funziona, teoricamente non dovremmo trovare niente nelle più leggere e andare a trovare sempre carte migliori man mano che cresciamo con il peso. Seconda bustina. E abbiamo un Rockruff, un Larvitar, Pomi, Sandygast, Arctibax, Giacomo, Talonflame, Slowpoke parallela, Pincurcin parallela e una Bomasnow. Terza bustina, che è la seconda per la seconda categoria. Sandygast, Tarantula, Zweilous, Spidops, Pyroar, Dendra, Quoxly parallela e un Rapska. Misdreavus, Sneasel, Gothita, Merrill, Fletchinder, Toxicroak, Oranguru, Jet Energy, Girafarig e uno Spiritomb. Sono ancora poche bustine per dire se possa funzionare o meno, ma diciamo che stiamo andando nella strada giusta, nel senso che non dovremmo trovare niente di particolarmente raro adesso. Magnemite, Phalanx, Arctibax, Giacomo, Talonflame,
Tropius parallela, Mausol parallela e un Glimmora. Paineco, Tinkatink, Mankey, Delibird, Knucklestuck, Calamitous Snowy Mountain, Curvy Squire, Kufant parallela, Fighting Ola parallela e una Riyama. Rockruff, Pomi, Larvitar, Deino, Practice Studio, Flora Gato, Quoxwell, Sudowoodo parallela e abbiamo subito un'illustrazione, special illustration rare, veramente veramente bella di Merrill, forse una delle più belle di questo set, quindi ottimo. Quindi diciamo che se funziona dovremo trovare carte sempre migliori andando su con il peso, il che sarebbe strano, in quanto vuol dire che avrei un sacco di carte rare da solo 20 bustine, ma speriamo, vediamo. Rockruff parallela, Reversal Energy parallela e un Pomo. Opip, Noibat, Combi, Glimmet, Partner, Sviper, Piroar, Delivery Drone, Calamitous Wasteland e un Hydreigon. Non so se anche voi notate un certo pattern, nel senso stiamo trovando un sacco di volte le stesse carte, questa è un po' una costante di questo set. Quoxwell, Delivery Drone, Fiery Giraffe, Tinkathon parallela, Merrill parallela e una Bomasnow. Wingull, Pineco, Tinkatink, Mankey, Saguaro, Fiery Giraffe, Zweilous, Piroar, Jigglypuff parallela e un altro Pomot. Ho finito tutto quanto il set base, quindi escludendo le Secret Rare, ma questa volta sarebbe stato più difficile. Penso di averlo completato abbastanza velocemente solo perché ho aperto tantissimi pacchetti, altrimenti sarebbe stato sicuramente più difficile che per il set base. E un altro ennesimo Glimmora. Misdreavus, Sneasel, Gotita, Merrill, Talonflame, Kilowattrel, Azumarill, Noibat, Hydreigon, Mimikyu Rara. Ad ogni modo aspetto veramente tanto Obsidian Flames, hanno fatto il reveal di alcune carte, tra cui il Charizard Terra Crystal ed è veramente bello. Anche la linea evolutiva di Pidgey è stupenda. Fuecoco parallela, Slaking. E devo dire che per oggi è veramente un disastro il pool di queste bustine. Rocky D, Magnemite, Phalanx, Combi, Spidops, Reversal Energy, Passimian, Palossand Reverse, Parallel, Spiritomb, l'abitudine. Ad ogni modo mi auguro, perché non mi sono ancora voluto spoilerare tutto Obsidian Flames, ma spero che ci saranno più carte di tipo fuoco nel prossimo set, perché per il base e questo secondo set sono state veramente limitate, così come i Pokémon di tipo Ghost o Psycho in generale. Calamitous Wasteland, Rabska. Ragazzi, ma questo è il pool peggiore della vita. È veramente incredibile come da 20 bustine per ora sia uscito solo un Merrill. E
andiamo avanti. Super Rod, Loop Disc, Snover, Fletchling, Corviknight, Dudunspars, Pupitar, Noibat, Tarantula parallela e un Serulage. Questo probabilmente è il fail dell'anno, è veramente incredibile. Snover, Fletchling, Voltrob, Clavel, Gothitelle, Arctibax, Giacomo, Fuecoco parallela ancora e un Tyranitar. Ultima bustina per oggi, si salverebbe solo se fosse piena zeppa di carte iper rare: Bramblin, Shinx, Nimble, Corvisquire, Jet Energy, Fighting Ola, Pincurcin, Dudunspars e un Tinglu EX che già ho. Ok, quindi abbiamo trovato delle carte interessanti solamente nel secondo gruppo, quindi verso le più leggere, e l'ultima che è la più pesante, ma è solo, immagino, una casualità. Quindi considerazioni finali per quanto riguarda il test sul peso. I booster cartonati sono pesabili? Non credo. E qui abbiamo giusto un paio di considerazioni. Quindi, tornando al discorso di inizio video, è importante sapere se sono pesabili o meno, perché se è il caso, questa informazione è sicuramente già in mano da tempo a persone più o meno oneste. Quindi, quando un prodotto è pesabile, aspettatevi persone che vadano nei vari negozi a pesare i booster cartonati per acquistare solo quelli pesanti. Questo ovviamente è un comportamento estremamente scorretto. Voglio dire che alla fine ci sono anche un sacco di bambini che comprano nei market i prodotti Pokémon. E onestamente fregare così il prossimo mi sembra veramente infimo, oltre che scorretto. Inoltre i collezionisti, come posso esserlo io in maniera estremamente amatoriale, investono un sacco di soldi in questo passatempo. Quindi sì, anche nel caso fosse possibile, non fatelo, è una pratica scorretta. Quando ho fatto questo test sul set base, ho ricevuto un commento davvero interessante. In pratica questo utente attribuisce l'impossibilità di pesare i booster cartonati al fatto che la colla utilizzata per chiudere i pacchetti non è porzionata in fabbrica in maniera meticolosa e quindi va a impattare il peso di qualsiasi pacchetto. Ho fatto una doppia prova, sapendo questo, e ho provato a pesare anche le bustine all'interno e l'involucro cartonato. Ed effettivamente i cartoncini hanno sempre un peso diverso gli uni dagli altri. Quindi direi ottimo, nel senso, non essendo così scrupolosi nella quantità, magari nel macchinario che usano per la colla, rendono impossibile identificare davvero cosa troveremo all'interno dei booster cartonati. Tuttavia, molto diverso il risultato invece dell'unboxing, perché il pull rate è probabilmente il più sfigato del West. È stato terribile. E ancora, evoluzione a Paldea dal punto di vista di pull è stato drammatico, sia per me che per tantissimi altri di voi. È ovvio, ci sono persone che si sono trovate bene, ma in linea di massima ho sentito veramente tantissime lamentele rispetto al set base. Lo so, è inutile sottolineare questo ulteriormente, a questo punto ci sto mettendo una pietra sopra e direi amen, aspettiamo Obsidian Flames e speriamo che davvero il pull rate sia aggiustato per il nuovo set. Nel prossimo video invece vedremo se è possibile anticipare cosa troveremo all'interno delle bustine classiche, ma questa volta sarà un test basato non solo sul peso. Come al solito vi ringrazio per essere rimasti fino a qua. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se avete piacere iscrivetevi al canale così da non perdere i nuovi video. Ricordatevi che sono presente sia su TikTok che su Instagram, quindi potete seguirmi anche là per altri contenuti. Fatemi sapere nella sezione commenti giù in basso se questo video vi è piaciuto e cosa ne pensate di questi pull. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video.